Il 2021 è un anno critico per la lotta al cambiamento climatico. Con gli Stati Uniti che rientreranno negli accordi di Parigi, con i leader globali che si stanno preparando per il COP26 e con il boost verso la riduzione delle emissioni che stanno avendo tutte le company, anche in Whirlpool abbiamo deciso di rinfrescare il nostro commitment per raggiungere l'obiettivo di net zero emission al 2030 relativamente alle emissioni di processo, quindi scope 1 e 2. La visione di Whirlpool è quella di migliorare la vita a casa delle persone. Nel perseguire questa missione noi non ci riferiamo in senso stretto solo alle mura domestiche o alle comunità, ma in questo caso specifico facciamo riferimento al pianeta, per cui l'obiettivo è esattamente allineato con la nostra visione. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo faremo leva su alcuni processi che abbiamo e progetti che abbiamo già attivato nel corso degli anni, come la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, e abbiamo già degli esempi in EMEA, come il nostro sito in UK che è passato al 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, e continueremo a spingere per garantire la transizione al combustibile fossile, che a oggi è una delle sfide principali. Relativamente al miglioramento continuo, il riferimento diretto è ovviamente al nostro programma di World Class Manufacturing, che portiamo già avanti da diversi anni, ed è un programma di miglioramento continuo che punta all'eliminazione delle perdite e in questo caso alla riduzione delle inefficienze di energia e conseguentemente alla riduzione delle emissioni. Ridurre la nostra impronta ambientale attraverso l'obiettivo del net zero si riflette anche nel nostro obiettivo di essere una company e avere i nostri plant che siano zero waste to landfill, secondo lo standard UL al quale facciamo riferimento. Attualmente tutti i nostri siti in EMEA sono almeno a livello gold dello zero waste to landfill, che in numeri significa che almeno il 95% dei nostri rifiuti non viene inviato in discarica, ma viene riutilizzato, riciclato o recuperato. In particolare, se guardiamo all'Italia, il sito di Cassinetta che ci ospita oggi è tra i siti più virtuosi rispetto all'obiettivo di Zero Waste to Landfill, con un tasso di recupero, riciclaggio e riutilizzo del 98%. È chiaro che raggiungere l'obiettivo di essere net zero al 2030 ci pone davanti delle sfide, quindi parallelamente al miglioramento continuo che abbiamo intrapreso dovremmo anche guardare a degli step improvement che ci fanno fare un balzo in avanti. Questo vuol dire che dovremo continuamente guardare a innovazione, partecipare a dei programmi fornendo degli use case per contribuire all'innovazione nel settore e a puntare alla demetanizzazione, che come ho detto prima è una delle sfide principali. Uno degli elementi chiave sul quale puntiamo è sicuramente il coinvolgimento dell'intera organizzazione. La sostenibilità, così come la sicurezza e la qualità, è un valore e deve essere insito nel nostro operare di ogni giorno. Attraverso i nostri programmi di coinvolgimento e di miglioramento continuo coinvolgiamo tutte le nostre persone all'interno delle organizzazioni e delle fabbriche nel segnalarci delle situazioni migliorabili, delle perdite, delle possibilità di efficientamento attraverso delle suggestion o delle segnalazioni con appositi audit di sicurezza o di ambiente. Questo ci permette di fare leva anche sulla loro possibilità di contribuire all'obiettivo.